Ciao a tutti amici miei, in questa nuova puntata di Pills of Bricks parleremo di un nuovo progetto presente attualmente su Lego Ideas, realizzato dal nostro caro amico Norton74, alias Andrea Lattanzio. Se non ne avete mai sentito parlare, cosa di cui dubito, allora vi consiglio di recuperare subito qui il mio video dedicato alla sua A-Frame Cabin, che dopo aver raggiunto i 10K è ora in fase di revisione da parte della commissione di Lego Ideas. E naturalmente approfitto per fargli ancora le mie congratulazioni di cuore e per salutarlo. Ok ragazzi, prima di raccontarvi un po' del nuovo progetto di Norton74, il Santa's Cottage, vi ricordo di iscrivervi al canale e di lasciare un like o un commento se il video vi è piaciuto. Perfetto, partiamo subito a bomba. Si sta avvicinando il Natale e questo è veramente il momento migliore per dare un'occhiata al Santa's Cottage. Questa simpaticissima build colpisce fin dalla prima occhiata per la sua forma, la ricchezza di dettagli presenti e la composizione della neve che ricopre l'abitazione di Babbo Natale. Ritroviamo tecniche di costruzione e accessori che il designer ha già utilizzato in precedenza, come l'inserimento di molteplici martelli di Thor per riprodurre il muro a secco che sostiene la struttura. Il cottage presenta la tipica combinazione di colori natalizi, rosso, bianco e nero, che appunto riprende i colori dell'abito di Babbo Natale e che contrasta nettamente con lo stile decisamente peculiare del tetto asimmetrico e inclinato a sinistra, già visto anche nella sua precedente composizione The Blue Cottage, nonché le porte e finestre dalla forma tondeggiante tipica delle case Hobbit del Signore degli Anelli. Continuiamo con ulteriori dettagli. Ottima l'idea quella di sfruttare l'inclinazione del tetto per disporre la legnaia proprio al di sotto dello stesso. Geniale l'idea di inserire dei ciocchi di legno con stampe di cookies e waffle che danno la sensazione di averne diversi tipi. Deliziosi i funghetti che spuntano dalla coltre di neve circondati da alberi, piante e arbusti innevati. E un'altra cosa che mi piace moltissimo di questa build è la realizzazione della base, che come potete vedere è fatta di plate bianchi ed wedge plate, per dare l'idea di un terreno irregolare su cui è posata la neve fresca. Davanti l'ingresso il pavimento esterno è costituito da slope grigi e tile bianchi che restituiscono lo sviluppo a mosaico tipico dei lastricati in porfido. Salendo oltre i gradini sconnessi in legno scuro, avremo accesso alla terrazza, pienissima di utensili e accessori, che rendono questo set altamente giocabile. Vediamo per esempio sega e accetta per la legna, con tanto di supporto, e a terra piccoli residui di taglio. Poi un secchio, un imbuto su di una damigiana, una bottiglia vuota, un vaso con delle piante, una sedia a dondolo per rilassarsi, uno zaino da escursioni, una casina per uccelli e una lanterna. Passiamo ora alla Jeep di Babbo Natale, perfettamente intinta anche questa, completa di ruota di scorta e tiranti, portapacchi e gancio da traino. Tocco di classe, la lunga antenna laterale per rimanere sempre in contatto via radio con i suoi elfi e intenti a costruire gli ultimi regali per i bambini di tutto il mondo. A completare la scena, il simpatico Babbo Natale con tanto di mantello rosso e una renna, forse Rudolph, e il suo fedelissimo Husky. Quello che mi ha colpito maggiormente invece in questo set è la straordinaria quantità di particolari accurati, come il comignolo stretto, dal quale fuoriesce un elegante sbuffo di fumo, la tettoia anch'essa ricoperta di neve e soprattutto il posizionamento di cristalli di ghiaccio sulla stessa e persino sul terreno. Adoro la conformazione della neve, mostrata in svariate forme,
che si combinano con il paesaggio in maniera molto naturale, rendendo il tutto particolarmente omogeneo. Un'ambientazione rurale e realistica, con interessanti soluzioni strutturali, non convenzionali e a tema natalizio, che immerge immediatamente chi la guarda in un'atmosfera gioiosa e rilassante. I numerosi dettagli presenti nella build nascondono molti easter eggs, che naturalmente vi invito a trovare e a citarli nei commenti sotto il video. Insomma, direi che questo è esattamente il set che dovremmo avere in casa per Natale. Divertente, accurato e originale. Quindi, complimenti ad Andrea. Naturalmente, a questo punto, prima di concludere il video, vi invito a supportare questo progetto e troverete qui sotto il link alla pagina Lego Ideas per votarlo, con l'augurio che possa diventare un set Lego ufficiale. Quindi ragazzi, io vi ringrazio per aver seguito questa nuova puntata di Pills of Bricks, vi mando un bacione e come sempre ricordate, solo il meglio è abbastanza. Ciao!